euroregione.news. Guarda che stella 2022. Il fiume dell'Isorgiva più importante della regione, da scoprire a tavola e nei prodotti artigianali unici e speciali del territorio di Livignano Teor. Grazie al sindaco Mario Anzil abbiamo navigato il fiume e le sue rive per invitarci alla manifestazione del prossimo fine settimana in piazza Livignano. Alle nostre spalle si intravede rossa la facciata della villa padronale del complesso di Villa Savorgnan Otelio, e dopo decenni finalmente fra pochi giorni ci sarà una data storica, e infatti inizieranno, già si intravede l'impalcatura, il cantiere, la gru, inizieranno i lavori del restauro definitivo della Villa Otelio Savorgnan, che fu la vera casa di Giulietta all'inizio del 1500, che ha ospitato anche Riccardo Cuor di Leone intorno al 1190, quando è naufragato al ritorno della crociata e ha risalito il fiume Stella per cercare di ritornare in Inghilterra, che è stata un insediamento già di epoca romana. Qui si è combattuto per secoli per il dominio del Friuli e finalmente, una volta ristrutturata, a opera del comune di Rimignano Teor, potrà essere volano per lo sviluppo anche economico, non solo turistico e culturale, dell'intero territorio del fiume Stella e anche di un territorio molto più vasto. In questi mesi fervono tanti cantieri nel comune di Rimignano Teor. Parte fra pochi giorni, abbiamo detto, la Villa Otelio Savorgnan. Sono già partiti i lavori per la riqualificazione dell'area dell'ex consorzio agrario, che sarà la grande agorà del Friuli, una grandissima piazza nuova nel centro di Rivignano, la più grande riqualificazione urbanistica della storia del nostro comune. Sono già in corso il lavoro per creare nuovi spogliatoi e adeguare l'impianto di BMX, stanno lavorando anche per il parcheggio di via Carducci, stanno lavorando per le nuove fontane a Teor e a Sella, sono in corso i lavori quasi ultimati della ciclabile che collegherà via Ottavo Bersaglieri con via Cadorna, tutti i punti del programma, e fra poco inizieranno anche i lavori per la ristrutturazione della Pesa di Teor e per la riqualificazione della piazza antistante al municipio a Teor. Sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo centro ecologico, di una nuova piazzola per la raccolta del verde, e da poco abbiamo asfaltato la gran parte delle vie del paese di Rivignano per i lavori della nuova fognatura, e quindi davvero, insomma, sono mesi in cui si raccoglie quello che nel tempo si è seminato. Qui oggi sulle rive del fiume Stella abbiamo dato il via alla manifestazione Guarda che Stella, una domanda di contributo che avevamo fatto diversi anni fa e che ora è stata finanziata, e che si prefigge di promuovere il territorio del fiume Stella facendo conoscere i suoi prodotti. Per prodotti non sono solo quelli enogastronomici dell'artigianato artistico, ma sono anche i suoi monumenti: la Villa Otelio Savorgnan, il castello di Badoglio a Flambruzzo, l'acquario d'acqua dolce, lo stesso fiume Stella è un grande monumento, e oggi facciamo un giro in barca sul fiume Stella e lì possiamo contemplare dall'interno quello che è un grande monumento del nostro territorio. È difficile perché il fiume Stella è un fiume selvaggio, soprattutto in questa prima parte, è possibile navigarlo in canoa, ma anche come comune ci stiamo attrezzando per organizzare, come facciamo oggi per i produttori del territorio e per alcuni giornalisti selezionati, tra cui anche il nostro caro amico Ilario Marco Mascioli, e ci stiamo attrezzando anche per i cittadini di Rivignano Teor e anche di fuori, per portarli con delle guide del territorio. Ci saremo io come sindaco, ma anche gli assessori, ad accompagnare i nostri cittadini e anche chi lo vorrà a visitare questo particolare fiume, che davvero merita, perché permette di fare un viaggio nel tempo, di ritornare all'epoca dei romani quando risalivano questo fiume. Lo scenario è rimasto lo stesso, un'attrattiva turistica ad altissimo valore culturale e naturalistico, un turismo d'eccellenza che è la nostra sfida anche economica per il futuro. In questa bellissima giornata di sole, in questo meraviglioso luogo che adesso stiamo tra l'altro navigando, il fiume Stella, e con
uno splendido nocchiero, stiamo appunto risalendo la corrente per inoltrarci in questo luogo bellissimo, in questa natura incontaminata e straordinariamente quasi vergine. L'occasione è un'occasione particolare perché oggi siamo qui per inaugurare, per presentare in anteprima l'iniziativa Guarda che Stella e in modo particolare i prodotti del nostro territorio. Un'occasione ottima non soltanto per presentare appunto i prodotti enogastronomici ma anche dell'artigianato locale e poi naturalmente anche le nostre specialità culturali, le nostre bellezze naturalistiche come il fiume, ma anche monumentali come la Villa Otelio. È occasione bellissima quindi per fare questa navigata, questa passeggiata sul fiume Stella. Fiume di Risorgiva, chiaramente, purtroppo come si potrà vedere le acque attualmente sono molto basse dovute al perdurare di questa siccità. È un peccato veramente perché si potrebbe navigare fino oltre a Flambruzzo e vedere e rimanere immersi in un silenzio totale, però purtroppo come detto con l'acqua molto bassa e gli alberi caduti non si può navigare solo per brevi tratti. E cosa dire? Beh, io sono molto meno romantico del vice sindaco Vello e vi parlerò, avendo le deleghe al bilancio e ai tributi, parlerò del mio campo. E stasera abbiamo un importante consiglio comunale, 19:30 nella sala consigliare del comune di Rivignano Teor, e avremo la quarta grossa variazione di assestamento con cui andiamo a coprire le richieste degli uffici per i vari investimenti e manutenzioni, e poi abbiamo un punto all'ordine del giorno, la riduzione della TARI, delle tariffe non domestiche, dato che in questi periodi di crisi e di aumenti di costi avevamo ancora dei residui a disposizione, li dedichiamo appunto alle attività commerciali per ridurre le loro tariffe TARI 2022 per dare un sostegno all'economia. Buongiorno, mi chiamo Mattiussi Fabrizio, sono assessore del comune di Rivignano Teora e oggi presento tre aziende in questo momento. La prima è la Vecchia Salumeria, che ha sede in Teor, praticamente a metà strada tra Teor e Rivignano, che si occupa della lavorazione di carne di maiali. Diciamo che nasce circa 30 anni fa in un piccolo laboratorio, poi via via si è sviluppata tramite l'intuito anche del suo titolare Giuseppe Pressacco, che anni fa ha inventato, diciamo così, il primo sistema automatizzato di insaccaggio delle carni di maiale. Via via è cresciuto, tant'è vero che ha anche poi brevettato alcuni prodotti, tra cui uno dei quali è il Kaiser, abbiamo il Scur di Luna, che è un prosciutto che fa concorrenza al prosciutto di San Daniele di Parma, molto pregiato, pregiatissimo direi quasi, e poi altri prodotti tipo la lingua salmistrata, che è un prodotto, un recupero delle vecchie tradizioni nostre popolari friulane. E poi ci sono altri prodotti, un'infinità di prodotti di eccellenza. Allora, la nostra vecchia tradizione di famiglia, si parla di bisnonni, trisnonni eccetera, poi nel periodo degli anni 60 così fino al 2015 quando l'abbiamo presa noi è stata abbandonata, poi abbiamo deciso di riprenderla in mano e riportare l'antico mestiere. Noi produciamo artigianalmente prodotti in cuoio e in pelle più morbida. Facciamo scarpe su misura, passiamo dai portafogli alle borse e facciamo anche molto su richiesta, quindi l'idea del cliente diventa la nostra priorità realizzarla. Noi, il nostro negozio è a Rivignano Teor, a Rivignano, e nella mia azienda fanno parte anche mio marito e mia figlia che mi aiutano nelle lavorazioni, ci sono infatti lavorazioni che fanno esclusivamente loro ed è proprio a conduzione familiare. Allora, noi arriviamo dal Trentino, abbiamo una storia di frutticoltura diciamo importante perché nasce nel 1907 con il nonno, poi nel 63 diciamo i genitori sono trasferiti diciamo qua in Friuli perché c'erano proprio i Conti Otellio che stanno vendendo diciamo dei pezzi di terreno e quindi hanno approfittato per avere diciamo un'azienda di un certo spessore. Ci siamo trasferiti, abbiamo continuato a far mele
lo stiamo facendo tuttora, solo che sono cambiate le modalità, diciamo ogni generazione nuova cerca di aggiungere del beneficio, delle migliorie diciamo al lavoro che viene fatto. Quindi io in questo caso diciamo ho preso in mano l'azienda, i fratelli hanno collaborato e nel 2000 da nel 90 prima da convenzionale pura che era come azienda agricola abbiamo iniziato un percorso di lotta integrata, quindi una diminuzione dei principi attivi più importanti. Il secondo passo è avvenuto nel 2000 dove abbiamo diciamo convertito l'azienda al biologico e tuttora stiamo facendo diciamo biologico. È cambiato un po' l'assetto dell'azienda, stiamo puntando prevalentemente sulla vendita diretta, abbiamo diversificato anche le produzioni perché facciamo anche delle orticole e soprattutto tendiamo a vendere direttamente al consumatore, cioè quindi eliminare la componente ingrosso per prestare più attenzione alla vendita diretta, quindi consumatore finale. In questo contesto abbiamo messo a punto diciamo una soluzione di vendita online con consegna a domicilio e stiamo lavorando molto bene nelle province di Udine, Pordenone, meno Gorizia e Trieste. Quindi quando abbiamo i prodotti, specie nel periodo autunno-invernale e primaverile, offriamo le nostre produzioni e anche delle collaborazioni con dei partner esterni sempre biologici. La gente fa la spesa online, noi gliela consegniamo. Quindi una grande soddisfazione sotto questo punto di vista, è un grande passo in avanti per l'azienda che sta ottenendo veramente dei risultati apprezzabili. Siamo dotati anche di un punto vendita qua ad Aris, chiaramente, diciamo che è stata la forza in ogni caso dell'azienda, perché sempre riuscire a vendere a un prezzo giusto il proprio prodotto non è così scontato. L'ingrosso tende diciamo a castigare col lavoro dell'agricoltura. Da questa modalità noi, come dicevo prima, ci siamo allontanati perché vogliamo dar valore al nostro lavoro, quindi il sistema appunto quello della vendita diretta, diciamo punto vendita qua ad Aris in via Pocenia 6, dove abitiamo, dove abbiamo parte dei frutteti e parte delle orticole. Presento un'altra azienda leader del nostro territorio, che è la Panciera Nicolò di Chiarmacis, la quale oltre che produrre noci, perché ha un noceto di notevoli dimensioni e quindi produce tutti i prodotti che derivano dalla noce, dalla lavorazione della noce, fa parte anche della filiera Asprom, della produzione che serve per la produzione di orzo, che poi va a finire, che viene trasformato in birra. Difatti io ho qui una bottiglia di birra Nicolò Panciera, che è appunto il titolare di questa azienda agricola, che si trova sempre a Chiarmacis, in comune di Rimiano Teor, diciamo quasi all'estremo sud del comune di Rimiano Teor. C'è da dire una cosa, io sono assessore e devo dire anche questa cosa, molto contento e felice di presentare questi prodotti, perché non solo io ho presentato tre prodotti dell'ex comune di Teor, ma in realtà qui ci sono aziende di tutto il territorio comunale. E devo dire una cosa che è mancata e mi preme sottolineare in questo contesto, e ringrazio Euro Regione News perché mi dà la possibilità di valorizzare i prodotti a chilometro zero, che sembrano apparentemente costano di più, ma in realtà costano molto di meno, perché sono prima di tutto si avvicinano alla qualità e quindi anche al benessere della persona che li utilizza, ma soprattutto fa bene al territorio, perché oltre che dare lavoro alle aziende locali non dà origine a sperperi. Quindi l'acquisto a chilometri zero è una cosa che io ho sempre battuto, mi sono sempre battuto, che non è solo nel campo agroalimentare come in questo contesto che stiamo promuovendo, ma in tutte le altre occasioni che il nostro territorio offre, dalla gelateria ai panifici, a tutte queste aziende che producono in loco e che quindi abbattono i costi, che sono sempre degli sprechi. Principato di Aris, che è della mia famiglia antica, dal 1400, che adesso è ristorante e albergo. Più avanti però adesso io mi sono spostato e ho fatto il Kirelenson, che è un bar
particolare, ecclesiastico, non è blasfemo, però sembra da chiesa, e quindi noi serviamo a tutti i nostri fedeli da bere. Noi imbottigliamo e scatoliamo la nebbia, la madre di tutte le nebbie, perché nasce da qui e poi le portiamo anche in Inghilterra, dappertutto, perché là è troppo smog, no? Allora noi vendiamo sempre la nebbia là. Poi abbiamo la terra di Lucina Savornian, che abitava qui, pianse, no, dopo le lacrime, le Giulietta, e poi c'è il sale, dei magazzini del sale, vendiamo queste cose qua. Poi c'è il vino prosecco nebbioso, imbottigliato solo per il Principato di Aris, per la Casa Reale, e poi abbiamo qui il vino di Lucina e Luigi Savorian, che l'hanno proposto innanzitutto prima in Inghilterra, fatto caso con Shakespeare, e adesso sono l'unico venditore ufficiale che posso vendere questo Pinot di Lucina e Luigi Savorian. Vorrei fare proprio un, se puoi, questo qua al mio amico il primo patriarca di Aris, Don Adolfo Pituello I, un saluto e basta. Anche l'onore di presentare un'altra azienda agricola, un'azienda che fa agricoltura biologica, in particolar modo la sericoltura, l'orticoltura. Si tratta dell'azienda agricola biologica di Pitton Andrea, che questo è proprio, allora, questo punto geograficamente è l'estremo sud del nostro territorio, ai confini con Palazzolo, ed è a Rivarotta e ha sede in via Rive numero 25. Questa azienda agricola, che si occupa del biologico, è nata circa 25-30 anni fa, anno più anno meno. L'obiettivo principale è quello di creare una simbiosi tra la natura, quindi il luogo, il fiume Stella, perché a Rivarotta passa il fiume Stella, quindi con le sue peculiarità antropologiche, ambientali, naturalistiche, e quindi con l'attività dell'uomo. L'azienda, appunto, trattandosi di azienda biologica, non fa uso di fitofarmaci, tutte le lavorazioni sono pressoché manuali, si attua molto il sovescio, la pacciamatura, sono operazioni che servono per centrare di più l'attività biologica, e quindi crea prodotti stagionali. Tu non troverai mai in azienda prodotti fuori stagione, ma solo esclusivamente quelli di stagione, anche questi qui a chilometri zero. È un'azienda di tutto rispetto, di pregio e di qualità, per cui faccio l'appello finale: utilizziamo le nostre aziende trasversalmente, che siano del nostro territorio. Le Fornaci del Zarlì, che è un'azienda agricola, fondamentalmente nasce come fattoria didattica, quindi la nostra attività principale è rivolta ai bambini di ogni età, dall'età dell'asilo fino all'università, perché abbiamo tirocinanti, insomma, che vengono in azienda. E tra le varie attività facciamo anche la trasformazione, quindi noi ci dedichiamo essenzialmente a preparare delle conserve di vegetali, essenzialmente mostarde e chutney, che sono due prodotti considerati innovativi in agricoltura e grazie ai quali abbiamo preso un contributo del PSR per l'acquisto di un macchinario particolare che ci consente di concentrare gli alimenti sotto vuoto, quindi a bassa temperatura, mantenendo le caratteristiche organolettiche dell'alimento originale, non solo, ma anche garantendo la possibilità di non usare prodotti conservanti o stabilizzanti, insomma, e questo con durate del prodotto nel vaso di circa 18 mesi, quindi un livello, diciamo così, di qualitativo e anche di genuinità, insomma, che è molto elevato. Da poco siamo entrati a far parte di una rete di imprese che si chiama Terra del Friuli Venezia Giulia, sono tutte piccole aziende come la nostra, sono 42 aziende sparpagliate in giro per il Friuli, e ognuno di noi all'interno dello spazio aziendale poi vende i prodotti delle altre aziende, quindi si fa rete a tutti gli effetti. Oltre a questo, quindi oltre all'attività didattica, all'attività di trasformazione, ovviamente l'azienda ricade all'interno di un'area naturale che si chiama Biotopo di Zarnico, peraltro quasi tutto di proprietà privata,
che noi gestiamo, insomma, e quindi abbiamo un allevamento, una linea vacca vitello per la carne, perché abbiamo anche l'agriturismo, quindi i prodotti sono a chilometro zero, diciamo così. E poi come ultima attività aperta abbiamo aperto un agricampeggio, quindi con la possibilità per gli ospiti stranieri, nella maggior parte dei casi che vengono qua in Friuli, di trovare un posto dove poter soggiornare col camper o con la tenda. In particolare noi abbiamo una convenzione con un tour operator straniero olandese che è specializzato nel cicloturismo, che ha visto nell'azienda qui sulle rive dello Stella, insomma, fondamentalmente una risorsa importante, e che porta stagionalmente giù delle tende, le porta qui a Aquileia e a Lignano, e gli ospiti girano il Friuli in bicicletta avendo le stazioni dove poter soggiornare. Quindi sì, un'azienda abbastanza polifunzionale, ecco, diciamo. Si può dormire, si può mangiare, si possono comprare prodotti, insomma, di vari tipi. I nostri in particolare sono delle conserve di frutta e di verdura che noi invasettiamo con un nostro logo, quindi con un nostro marchio, che è questo qua, che è il celliere, che significa la dispensa in italiano antico, diciamo così, e come simbolo abbiamo una chiavetta, perché una volta le dispense venivano chiuse a chiave perché erano una riserva importante, diciamo così, e quindi abbiamo fatto questo nuovo logo. Arriviamo a questa situazione che apparentemente potrebbe sembrare un argine, in realtà abbiamo un dislivello di circa 3 metri e mezzo oggi che c'è acqua molto bassa, una parete in ghiaia. Questo non è un argine, ma è semplicemente ciò che rimane del periodo del disgelo, quando appunto subito dopo l'era glaciale, quando i ghiacciai dal Friuli Venezia Giulia, quindi dall'arco alpino, sono scesi giù verso valle fino ad arrivare più o meno a collocarsi all'altezza della strada ferrata, lì il ghiacciaio si fermò, e nel suo rientro verso la montagna queste enormi quantità, parliamo veramente di centinaia di metri di ghiaccio, nel sciogliersi ha completamente dilavato tutta la bassa pianura friulana. Queste enormi quantità d'acqua che hanno appunto dilavato la pianura hanno creato delle zone depresse e delle zone più alte, un po' come quando in spiaggia svuotiamo un secchio d'acqua e lo buttiamo nella sabbia. Vedete benissimo che l'acqua inizia a crearsi dei percorsi all'interno della sabbia e quindi scava alcune zone, e altre zone invece rimangono completamente alte. La fortuna del fiume Stella, un po' come ha anticipato il sindaco un attimo fa, è proprio questa, che è virtù del caso, un po' perché questi terreni erano terreni paludosi, quindi dal punto di vista agricolo erano poco interessanti, un po' perché forse i proprietari terrieri di queste zone nella vita facevano altro e quindi non hanno voluto fare quell'effetto, a me piace definirlo, di biliardizzazione della pianura friulana. Cioè poi nei secoli successivi l'uomo, per costruire case, strade e fare agricoltura, ha reso di nuovo la pianura perfettamente orizzontale, ma subito dopo il periodo glaciale la nostra regione era completamente scavata, quindi con queste zone alte e basse che caratterizzavano appunto la presenza di enormi quantità d'acque arrivate dal disgelo dei ghiacci. A Rivignano, quindi nel nostro territorio, penso sia l'unico elemento rimasto intatto in tutta la regione dove possiamo ancora percepire questi dislivelli. E proprio risalendo il fiume Stella riusciamo in diversi punti a notare, proprio se vedete alle mie spalle, la sponda è molto molto bassa, quindi il fiume lambisce il piano di campagna, e quindi quando ci sono delle piccole alluvioni esonda completamente, e la sponda opposta invece è 3 metri sopra il livello dell'acqua. Quindi questo è l'unico reperto storico archeologico che arriva appunto dal periodo del disgelo dei ghiacci durante la glaciazione, e che ancora oggi riusciamo ad assaporare proprio qui in questo fiume. Quindi dal punto di vista naturalistico una risorsa unica nel suo genere, non solo a livello regionale ma sicuramente a livello nazionale ed europeo. Questo fiume cambia molto lo scenario rispetto alla zona in cui ci si trova. Qui siamo nella parte alta, molto vicino alle sorgenti, e in questa zona è particolarmente selvaggio. E la parte più bassa, invece, verso la foce, verso la laguna di Marano, è molto più larga, con portata molto più importante ed è più facilmente navigabile. Però questo fiume necessita di manutenzione, ora se ne occupano i volontari, sempre guidati dall'assessore Tonizzo, anche con la protezione civile, ma diciamo che il fascino di questa parte del fiume è certamente la sua natura selvaggia.
Beh, diciamo che questo è un turismo che noi vogliamo promuovere di nicchia, non è un turismo destinato alle masse, e anche la navigazione, come si può intendere anche adesso, è una navigazione difficile e quindi è riservata a degli amanti della natura, della storia, della cultura, perché qua in questo fiume incontreremo dei castelli d'acqua, quello di Sterpo, molto vicino alla sorgente, quello di Flambruzzo e il castello di Aris. Qui possiamo incontrare prati stabili, qui possiamo incontrare delle sabbie mobili, delle piante carnivore in questo parco comunale dell'Ostella, che ha appunto queste caratteristiche magiche che lo rendono unico. E quindi adesso con questo progetto noi abbiamo selezionato attraverso un bando pubblico alcuni produttori, per ora 9 del comune di Rivignano Teor, e vorremmo far conoscere il territorio del fiume Stella proprio facendo conoscere ai potenziali turisti amanti di questa suggestione. Vi suggerisco per esempio di osservare lì dietro di noi quella distesa di alberi morti che dà un'immagine appunto spettrale di questa ambientazione, nel mentre appunto qui sentite il rumore del motore che collide con i sassi, perché il livello basso dell'acqua rende molto difficile navigare in questo tratto, e quindi se ci dovesse essere un'emergenza eventualmente interromperemo la intervista in diretta. Ecco, noi vogliamo valorizzare questo territorio facendo conoscere anche le persone che vivono questo territorio e che si sono in maniera armonica legate a questo territorio e che producono agricoltura biologica, prodotti di eccellenza che possono essere degustati anche nei ristoranti del comune, che sono famosi proprio per la loro abilità culinaria. Beh, questo è il tratto navigabile più a nord che esiste in Italia, e quindi questo fatto lo rendeva questo fiume strategico fin da epoca romana, quando a maggior ragione i traffici di merci avvenivano via acqua piuttosto che via terra. Anche ora è più facile trasportare la merce via mare, a suo tempo ancora di più, per cui questo fiume era strategico proprio per il fatto che fosse una vera e propria autostrada ante litteram, e quindi permetteva appunto di commerciare, e quindi era anche presidiato da un punto di vista militare come tutti i nodi viari strategici. Da Aris di Rivignano Teor, Marco Mascioli, euroregione.news.